Tra qualche giorno il Consiglio Comunale di Gela si riunirà per discutere di liberi consorzi e decidere se rimanere nell'ambito dell'ente nisseno oppure guardare ad altre realtà come quella etnea. Considerata la notevole importanza del tema, abbiamo avviato un sondaggio in città per capire qual è l'opinione dei cittadini al riguardo. Dopo aver sentito gli abitanti dei quartieri periferici di Sette Farine e Villaggio Aldisio, oggi ci spostiamo a Caposoprano. Io penso che intanto questa è una falsa riforma e personalmente credo che le province vanno abolite, ma abolite seriamente. Comunque, se proprio il Consiglio vuole decidere, a mio giudizio, né Caltanissetta né Catania, forse Ragusa si presterebbe meglio. Catania, perché potrebbe darci molte più possibilità, perché Caltanissetta, nonostante Gela è un po' bistrattata, penso che sia il polo economico industriale più importante. Quindi andremo a togliere Caltanissetta qualcosa di importante e andremo nella provincia di Catania o consorzio, dove penso per noi sarà più importante per avere più sfogo e crescere di più. Ma speriamo che sia migliore. Quello che abbiamo adesso non è che tanto bello. Quindi lei preferirebbe entrare a far parte del libero consorzio di Catania? Forse sì, ma siccome stiamo vivendo adesso, guardi, è proprio una vita precaria. Secondo me Catania è una bella provincia. Rappresenta comunque la Sicilia, quindi penso che sarebbe una buona idea. Cioè, per i giovani sarebbe una nuova prospettiva più importante? Sì, sicuramente. Perché, appunto, come ha detto lui, una nuova provincia, magari nuove prospettive. Metà degli universitari gelesi va tra Catania e Palermo. Catania, in questo caso, avrebbe un grande vantaggio, perché anche economico. Anche economico, perché essendo una grande città Gela potrà dare un grande sostegno alla provincia di Catania. Essendo una grande città Gela, dato che Catania così diventerà una metropoli, una grande metropoli, sarà un comune che comanderà, si potrebbe dire, la provincia di Catania. Io preferisco Catania perché Catania, secondo il mio punto di vista, ci offrirebbe delle possibilità di sviluppo maggiore rispetto a Caltanissetta, perché Caltanissetta di solito ha sempre tenuti lontano sia dai giochi politici sia a livello economico. Io mi considero come cittadino gerese sfruttato da questa situazione che c'è stata in passato. Penso che tra Caltanissetta e Catania sia meglio Catania, anche perché Catania, diciamo che anche per i giovani, è più aperta. Credo che il 28 sarà l'occasione per vedere chi getterà la maschera tra i 30 consiglieri, chi sarà presente. Il dibattito come si svilupperà, le argomentazioni che faranno per giustificare la loro posizione e le decisioni che prenderanno, perché è chiaro che il 28 diventa una giornata cruciale e definitiva, visti i tempi stretti che ci sono poi per poter indire il referendum, e lì a loro volta i cittadini diranno la loro.